L'appuntamento di questa settimana dedicato ai trucchi del mestiere è tutto per BioShock Infinite, un gioco strepitoso ricco di achievement e trofei non certo facili da conquistare, Giorgia. Vero Simon, ma devi sapere che alle volte anche i titoli dei trucchetti possono trarre in inganno. Ad esempio, in BioShock Infinite uno degli achievement si chiama Spezzacuori e uno dei trofei invece si chiama Weekend Perso. Ma sono sicuro che nel primo caso tu penseresti a una storia d'amore finita male e nel secondo a un weekend non è andato buon fine. No, guarda che anch'io ci so giocare, che cosa credi di essere l'unico qui? Certo Giorgia, comunque non ti preoccupare, non è colpa tua. Amici, seguite insieme a noi la rubrica Tips and Tricks. Tra i giochi più attesi del 2013, BioShock Infinite occupa una posizione di assoluto rilievo. Quello che tutti attendevano era un FPS diverso dai soliti Call of Duty, Crysis e Battlefield, capace di emergere totalmente in una realtà completamente nuova, ma allo stesso tempo non così lontana. Uno shooter che tratta ambiziosamente il combattimento come una delle tante componenti dell'esperienza videoludica, fondata principalmente sulla minuziosa caratterizzazione del contesto, sulla costruzione di vicende e personaggi che sappiano lasciare il segno ed emozionare. In tutto questo l'opera di Irrational Games primeggia senza riserve, rimanendo esclusivamente in ambito shooter dopo Rapture. Columbia è certamente l'ambientazione più intrigante realizzata in questa generazione. Una città viva e pulsante, ma allo stesso tempo decadente, fondata sugli ideali granitici dell'America dei primi del Novecento e dilaniata dall'interno dietro alla facciata fulgida e splendente dell'esibizionismo a stelle e strisce, da conflitti insanabili e ciechi moralismi. Un titolo disponibile su PC, Xbox 360 e PlayStation 3, da acquistare senza riserve, che assicura anche achievement e trofei davvero stimolanti. Per ottenere questo achievement dovrete avere pazienza almeno fino al primo incontro-scontro con uno degli handyman di Columbia. Una volta in combattimento, abbiate cura di occuparvi per primi degli avversari minori senza toccare l'handyman. Poi concentratevi sul bestione, mirando soltanto al cuore. Abbatterlo solo con colpi al cuore sbloccherà l'obiettivo. Weekend Perso è uno dei trofei più difficili da ottenere, principalmente per la carenza di alcolici a Columbia. Il vostro obiettivo sarà infatti uccidere almeno 5 nemici da ubriachi. Per farlo dovrete aspettare la prima visita a Shantytown, ubriacarvi al bar in cui volente o nolente incapperete e rovinare la partita poker che si sta giocando proprio all'interno del locale.